Se Renzo e Lucia, Don Abbondio e Don Rodrigo hanno un'immagine tramandata fino a noi, è grazie all'estro di Francesco Gonin, l'artista voluto da Manzoni a raffigurare l'edizione quarantana dei Promessi Sposi. Proprio al pittore torinese e al fratello è dedicata la mostra Omaggio a Gonin, Enrico e Francesco, artisti piemontesi dell'Ottocento, organizzata a Palazzo Lascaris dal Consiglio regionale con l'associazione PIX di Giaveno. Tra le due grandi tele della battaglia di Torino del 1706 e la morte del carabiniere Giambattista Scapaccino, proveniente dal Museo dell'Arma dei Carabinieri di Roma, spicca il ritratto di Emilia Provana del Sabbione di suo figlio Luigi, opera immaginaria realizzata dopo la morte della donna, quando il piccolo aveva solo pochi mesi. E poi eventi di vita di corte, ritratti di nobili uomini fino a Vittorio Emanuele II e Maria Adelaide di Savoia, e le due copie originali dei Promessi Sposi, con le raffigurazioni giunte fino a noi. Opere che a Giaveno, dove Francesco Gonin visse negli ultimi anni, sono diventati dipinti murali sulle case del Borgo Vecchio. Questo ci servirà per aprire, diciamo così, un flusso turistico, ricadute economiche e culturali, ma soprattutto un'apertura per le scuole in maniera da avvicinarsi ai Promessi Sposi in una maniera diversa e passare un'ora e mezza a descrivere un'opera che è fondamentale per poterla poi approfondire nei testi di scuola successivamente. Omaggio a Gonin, Enrico e Francesco, artisti piemontesi dell'Ottocento, a Palazzo Lascaris a Torino, rimarrà aperta fino al 1 febbraio, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. L'ingresso è libero.